Oh. Cos'è questo? Aspettate. Ragazzi, ho trovato un'applicazione interessante. Ho trovato qualcosa di sfiziante per i nostri palati. Ma seguitemi nel video, aiutatemi nella crescita di questo canale, quindi accendendo la campanella, iscrivendovi al canale e guardando il video. Io intanto lo monto e voi guardatelo almeno, dai. Ok, siamo arrivati a Mondo Juve. Qua c'è un centro, uno shopping center dove qui ritireremo il nostro pacco. Quindi io adesso vado a ritirare il pacco e ci vediamo dopo. Anche perché devo andare ancora in un altro posto perché ho preso due pacchi, non uno, ma due. Vediamo un po' cosa ha da offrire il Bennett di Mondo Juve. Vediamo. Ho preso la bag. Mi puzza un pochettino di strano. Ha la modica cifra di 3,99 euro. Però vedremo a casa. Tra l'altro, guardate che panorama. Come centro shopping center è molto bello anche con questo tramonto. Ok, sono arrivato anche al secondo punto, alla bottega Dolce Cucina. Vediamo cosa c'è. Qua siamo a Vinovo proprio. Vediamo, sono curioso. Allora, credo che siamo stati un po' più sfortunati, però, boh, io non lo so. Sinceramente non so che dire. Cosa ci sarà? Vediamo a casa. Allora, siamo arrivati e sono curiosissimo di vedere che cosa mi hanno dato. Allora, questo qua è del Bene di Mondo Juve. Questo qua è di Vinovo, la bottega dei dolci. Vediamo che cosa mi hanno dato, io non ho curiosato, quindi non so cosa c'è dentro. Quale partiamo? Ma prendo un piatto, va, facciamo così. Prendo un piatto, questo lo mettiamo qui. Anzi, lo mettiamo qua giù. Allora, bustine. Sì, potevano mettere il bag del Too Good To Go, però vabbè, è stato. Allora, partiamo con il primo, che cosa c'è qua dentro? Allora, vi dico subito che c'è croissant con formaggio e prosciutto. Formaggio e prosciutto. Interessante. Anche se una pizzetta ci sarebbe, però. Poi qui un altro croissant mini, croissant con formaggio e salame. Ok. Diciamo che siamo andati tra col dolce e salato, un gioco tra dolce e salato. Per poi vediamo il secondo bag, perché ne hanno dati due. In realtà questo qui è 2,99 euro. Con 2,99 euro sì, può anche starci. Allora, chi è amante dei dolci? Buon bomboloni alla crema, mamma mia. Allora, io sono più amante del salato, però non posso negare che comunque il bombolone alla crema è sempre un bombolone alla crema. Per poi, questo qui me lo mangio domani, credo. È una sfogliata con mela, credo che sia. Mela, sì. Vabbè, allora, 2,99 euro per questi prodotti qua. Può starci? Cosa ne dite voi? Che voto gli date? Scrivetelo nei commenti, va, così almeno so che voto gli date. 2,99 euro per questi qua, può starci? Poi passiamo subito al secondo bag. Il secondo bag è del Bennett. Allora, è pesante, probabilmente c'è qualche cosa di liquido dentro perché lo sento che si agita. Allora, diciamo che sono rimasto un po'. Allora, se c'è una bottiglia sono un po' deluso, perché comunque l'ho pagato 3,99 euro. 3,99 euro per una bottiglia, sembra un po' tanto, eh. Però, ok, allora, subito metto la mano, prima cosa che trovo è. Vabbè. Ciliegini Santa Lucia. Ciliegie Santa Lucia, mozzarelle. Mozzarella Santa Lucia, prezzo. Ah, c'è pure il prezzo qua dietro, 74 centesimi.
quindi 74 centesimi, possiamo fare anche il calcolo di quanto ho pagato. 74 centesimi, poi... Ah beh, questo prosciutto crudo, cittadino, ma 1,74 euro, prezzo di base qua dietro, 1,74 euro. Prosciutto crudo, 100 grammi. Ok, quindi mozzarella e prosciutto. Per poi... cos'è questo? Aspettate. Ecco qua, era questa che sentivo pesante. Una Sprite, lo sapevo io che c'era. 94 centesimi, ok. Può anche starci la Sprite. Dopo facciamo il calcolo di tutto. Per poi finire con... Questo è curioso, eh. Gli spaghetti Mulan. Spaghetti cinesi. Soia con verdura mista. Questo mi sa che me lo mangio stasera. Assolutamente sì. Spaghetti Mulan con salsa di soia. Interessante, interessante. Qua parliamo, prezzo 1,99 euro. Quindi complessivamente questo del Bennett è costato 1,99 euro. Facciamo 2 euro. 2 euro più 1,74 euro. 74 centesimi più 94. Ci può stare? Allora, fate voi la conclusione. Prezzo, ci può stare o non ci può stare? Scrivetemelo nei commenti, sono molto curioso di sapere cosa ne pensate. Allora, diciamo che anche con queste qui. Allora, in totale io ho speso 7 euro per tutta questa roba. 7 euro, diciamo che può starci, e ho ancora un po' tantino, però potrebbero aggiungere un pochettino più roba qui. Perché comunque una pizzetta ci poteva stare, dai. Una pizza ci poteva stare, però questa è un'applicazione per l'antispreco, perché comunque siamo a fine giornata, la sera la roba la buttano, quindi è meglio darla a chi magari con pochi euro se la compra ancora. Io comunque questa roba me la magno, quindi mi farò una leggera cenetta stasera, domani mi farò questi. Questi qua con il prosciutto e mozzarella, non è anche male. Per finire con una bella spraittina. Comunque, allora, cosa ne pensate di questa applicazione? Scaricatela, perché io vi lascio se volete il link. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è molto importante per la sostenuta e la riuscita di questo canale. Quindi commentate, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao. Thank you.